Buongiorno ragazzi! Buongiorno! Oggi giornata di relax, non vogliamo fare niente. Che poi niente, qualcosa si trova sempre da fare. Ecco, esatto. E cosa c'è di meglio in una giornata relax se non il prepararsi un buon pranzetto? Esatto, ma prima di dirvi cosa, vi poniamo una domanda e ci arriverete da soli. Beh, sì. Ovvero, quando andate in vacanza all'estero, specialmente per un periodo piuttosto lungo, cos'è che vi manca come cibo, no? Cibo top dell'Italia? Qual è la cosa che vi manca di più? A noi ci è mancato tantissimo. Potete anche scriverlo nei commenti. Scrivete nella chat. Se anche per voi è così, perché questo è il nostro cibo, non diciamo preferito, perché noi siamo due mangioni. Ce ne sono tanti di cibi preferiti, non so se l'avete capito. Esatto, siamo due belle forchette e Federico è magro, non si vede, a me si vede, però non è vero, non è vero. Ve lo sveliamo, ma non lo dite a nessuno, qual è il nostro cibo. E in base a questa grande mancanza, perché noi, sapete, stiamo fuori dall'Italia per lunghi periodi, ci siamo organizzati. O meglio, finora abbiamo adottato una tecnica. Esatto. Ma da oggi cambia tutto. Cercheremo l'evoluzione. Cambia tutto, ragazzi. In meglio. Cioè, speriamo. Allora, cerchiamo l'upgrade, come si dice. Vediamo se riesce l'upgrade. Noi ve lo facciamo vedere in tempo reale, Perché questa cosa che ci permetterà l'evoluzione è ancora dentro la scatola. Sì, dobbiamo ancora aprire questa scatola e non sappiamo se oggi pranzeremo. Esatto. Lo vedrete in diretta con noi. E vabbè, diciamoglielo, dai, sì, cos'è? Diciamo che abbiamo già preparato un po' gli ingredienti, un po' ci siamo portati avanti con le cose indispensabili, perché sennò veniva un video di 12 ore. Esatto. Se ci avete seguito fino a qualche tempo fa, abbiamo fatto la famosa fake pizza in padella, a volte riuscendo a fare da noi l'impasto e l'abbiamo cotto in padella, altre volte per tempi ridotti abbiamo usato le piadine, diciamo, o quello che trovavamo. La vera fake pizza era con la piadina. Era piadina o simil piadina condita appunto tipo margherita, e quella l'abbiamo chiamata fake pizza perché, insomma. E quindi in base a questa fake pizza che ci stava un po' stretta, diciamoci la verità, abbiamo cercato un'evoluzione, un upgrade, un'escalation, chiamatelo come lo volete. Ci hanno mandato questa scatola che è qui ai nostri piedi. Allora apriamola. Dai, vediamo insieme il contenuto e vi diciamo subito che ci permetterà di avere una pizza senza fake, o almeno lo speriamo. Andiamo a vedere la scatola. Come vedete, lo scatolone è bello grosso. Lo apriamo subito. Speriamo ci sia quello che ci deve essere. Ecco, sì, che non ci sia un mattone magari. Un mattone bello grosso. Ed eccoci qua, ragazzi. Ci è arrivato un bellissimo forno a legna da campeggio, da camper, insomma, trasportabile, con cui poter preparare la pizza. Qui ci sono tutte le istruzioni, abbiamo i guanti. Guarda belli, ancora da aprire. Due guanti per non ustionarci. Qui abbiamo il camino. Il camino è importante, Perfetto. Bello grosso, è un bel camminone, quindi sì, ha una bella aspirazione. Come vedete va montata, ragazzi. Va montata. Ed è un forno da pizza della Vevor. Qui abbiamo anche il termometro che ci dà la temperatura. È un forno che arriva a 800 gradi. Sulla carta dovrebbe scaldarsi in 15 minuti e poi cuocere le pizze in soli 60 secondi. Quindi potete sfornare una pizza al minuto. Qui che abbiamo? Tia! La racchetta da tennis! O per le mosche? Da paddle! Tutto da alluminio. Bella. Qui c'è lo sportellino.
Qui abbiamo la rotellina per tagliare la pizza. Questa è la paletta per mettere il pellet dentro il forno. Perché il forno funziona sia a pellet che a legna. Bella sta. Noi però andremo a legna, quindi abbiamo già tagliuzzato un po' di pezzetti, perché ci vanno i pezzettini piccoli. Da bravi boscaioli, ci sì. Siamo portati avanti. Abbiamo preparato una cassa di legni, legnetti, così almeno accendiamo il fuoco. Sì, non è grandissimo il cassetto, come potete vedere, quindi i legnetti sono corti, ecco. Però si trovano, si spezzettano e uno se le prepara. Dovrebbe consumare poca legna. E spizzetta tutta randa. Allora, qui dentro abbiamo la pietra che fa da pianale. Questa è importante perché sarà la pietra su cui verrà cotta la pizza. Qui vedete l'indicatore di temperatura e questa è tutta la camera di combustione interna del forno, che è veramente tutto d'alluminio. Qui abbiamo le gambine che ora andiamo a montare. Considerate poi che non serve nessun cacciavite, nessuna chiave, si monta facilmente tutto a mano, perché basta avvitare i piedini e installare tutto molto rapidamente. Qui ci sono i binari che servono a sostenere la pietra all'interno del forno e qui abbiamo la maniglia che va montata qua sopra. Quindi ora installiamo tutto. Diventa come una valigina dopo. Sì, come una valigina. Ora assembliamo tutto, ragazzi, e poi via ai fuochi, perché abbiamo fame, tenemos hambre. Bene, ora andiamo a montare i supporti per la pietra. Ci sono queste vitini da mettere sotto. Qui sì, un cacciavitino ci vuole, ma si possono avvitare anche a mano, volendo. Qui abbiamo il sacchetto con tutte le viti. Abbiamo anche il cacciavitino per avvitarle. Questi sono i piedini, che sono regolabili in altezza con la vite. I manici per sì. I vari accessori. Uno credo sia per il cassettino sì. Della legna e l'altro dovrebbe essere per la porta. Sportello. Esatto. Quindi ora montiamo tutto. Vedete, così si può regolare l'altezza senza problemi. Ora montiamo il camino, che l'ho messo qui. Ovviamente tutte le volte dovremo montare e smontare il camino, ma sono quattro viti alla fine, ragazzi. Sì. E i piedini si svitano, si allentano velocemente. Un po' di fatica va fatta. Per una buona pizza questo ed altro, Il camino. Questo andrà montato così. Sì. Questi una volta montati poi non si smontano più. Solo il camino. Il camino e le zampine, poi tutto il resto. Troveremo dove riporlo. Charlie sarà felice di accoglierlo. Meno male oggi era relax, non si doveva lavorare. Io guarda, c'è sempre da lavorare, da fare qualcosa. Ma la fake pizza ti piaceva o no? Non è che fosse tanto. Cioè, era buona, però questo sicuramente è meglio. E allora ti sei risposto da solo, no, Fede? Sì. E quindi con questo, vedete, si può aprire e chiudere il forno. Il famoso tappo. Senti, fa anche il bel suono. Ora montiamo la maniglia, che come vedete è pieghevole. Quindi quando non si usa si abbassa. Forte, questo non l'avevo visto. Quindi ora la mettiamo qui sopra. Sì, ci sono un po' di viti da mettere, ma insomma, queste sono tutte cose che rimangono fisse poi. Ora, per separare la camera di combustione dalla camera, insomma, di cottura, ci va messo questo separatore che va inserito qua e bloccato le sue due viti. In questa maniera la legna non viene a contatto con la pizza. Perfetto, abbiamo installato anche questo pezzo, questo accessorio. Qui c'è il sportello che chiude tutto. Di qua abbiamo il cassetto per la legna. Qui ci potete mettere la legna, ci potete mettere anche la carbonella oppure il pellet. E la cenere va a finire qui sotto, vedete? Così è tutto chiuso. Manca solo da accenderlo e inserire la pizza al suo interno. Gnam, 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 non vedo l'ora, Ora l'ultimo passaggio, bisogna aprire la pietra. Questa, ragazzi, senti un po' come suona? È la mattonella. La parte più importante.
Poi dobbiamo trovargli un nome al nostro amico, eh sì, il nostro amico Gabor. Allora, come vedete, le due guide servono per reggere la pietra, così. E ora carichiamo la legna nello sportellino. Vedete, qui c'è la scritta che si tira fuori. Ovviamente dovreste già avere tagliuzzato i pezzetti in piccole dimensioni, ragazzi, perché altrimenti... Sì. Ora noi ci mettiamo un po' di paglierina, un po' di... Sì, è per far vedere... Questo forno non fa solo le pizze. Infatti possiamo rimuovere la pietra, come potete vedere, e inserire questa piastra, questa griglia, bella griglia, per fare la carne o il pesce. Oppure potete mettere un vassoio con una pietanza da scaldare, infiliamo questa qua dentro e poi mettiamo il vassoio sotto per insomma l'olio, il grasso che cola, così non sporchiamo il forno. Una volta inserito tutto, andiamo a richiudere il forno. Che cotturine, Io c'ho fame, c'ho fame, dalle c'ho fame! Dalle carzi baffi! Allora ragazzi, procediamo con l'accensione del fornetto. Forno acceso, lo chiudiamo. Bene, il fornetto è partito. In 15 minuti dovrebbe salire di temperatura. Nel frattempo noi prepariamo gli impasti delle pizze. Cioè, l'impasto ovviamente non l'abbiamo preparato da adesso. L'abbiamo preparato ieri. Esatto. Anzi, facciamolo vedere ai nostri amici. Qui abbiamo gli ingredienti già pronti. Sì. Ma noi vogliamo vedere l'impasto. Eccolo! L'hai lievitato? Direi di sì, ora lo porto fuori. Che bellezza! Sembra bello. Sì, bello bello. Allora, Federico non si fida del mio impasto e quindi ha deciso di rilavorarlo lui e di stenderlo. Io lo lascio fare, Poi giudicherò. Sarò tremenda. Dai, ti faccio un regalino. Sì. Per una bella giornata. Esatto. Ti faccio solamente godere della pizza. Esatto, io assaggio allora e riprendo. Ora andiamo di condimento. Ho già preparato la passata di pomodoro con un tocco di origano, filo d'olio e sale. L'origano ovviamente a chi non piace non lo mette. Ragazzi, è un primo esperimento, vediamo come viene. Poi mettiamo la nostra dorata tonno e cipolla, la facciamo bella carica, perché noi adoriamo la pizza tonno e cipolla. Per chi ci seguisse da tempo sa che questa è la nostra pizza preferita. Esatto. Ci metto anche un po' di mozzarella subito? Sì. E quindi questa è la prima pizza, ragazzi, la prima pizza in assoluto. Già tagliata. Mozzarella quella adatta alla pizza che non rilascia acqua. La puoi fare mezza, la puoi intera? Intera. Già tagliata a dadini, bella carica, forse e anche questa è già pronta. Qui vedete la temperatura è salita nel frattempo.
Abbiamo la temperatura sia in gradi Celsius che Fahrenheit, come potete vedere siamo a 600 gradi Fahrenheit e quindi quando siamo a 800 gradi la temperatura è perfetta. Eccoci qua, siamo pronti per la prima infornata. Ora devo fare un colpo rapido di polso sperando di non fare danni. Ecco. Speriamo, dai. Se no abbiamo altri spanetti. Speriamo. Vediamo se riusciamo a fare questa operazione. Tanti auguri. È andata. Ora contiamo i secondi. 1, 2, 3. E la giri? Vediamo un po' cosa viene fuori, perché bisogna andare a tentativi ora. Forse va girata, eh? La mozzarella si scioglie. Vuole qualche secondo in più, via. Ora ragazzi andiamo un po' a tentativi, perché non vorrei carbonizzarla, quindi... Fame! Vediamo un po' come viene, ragazzi. Lo so che aprendo e chiudendo perdo il calore, però... Vabbè, è la prima volta. È la prima volta, dobbiamo prenderci la misura. Perdonate. Vediamo un po'? Dai. Inizia a si prendere... Si sta consolidando un po', sì. Prendere un po' di forma, dai. Sì. Il profumo però si inizia a sentire, devo dire che si inizia a sentire. E vai! Che fame. È vero. Intanto va rialimentata. Siamo intorno ai 600 gradi Fahrenheit, che equivalgono a 300-350 gradi centigradi. Guarda che inizia, wow. Inizia a prendere forma, eh. Io un altro pochino ce la terrei. Sì. Soddisfatto per ora? Sono molto soddisfatto. E ho una fame, ragazzi, che non vi dico. Guarda, inizia a prendere consistenza, eh. Un altro pochino ce la terrei. Vediamo se mi riesci a girarla. E voilà! Wow! Vedi, in fondo un pochino si sta scurendo. Però secondo me, ragazzi, ci siamo, eh. Sì. Bella, dai. È bella. Per essere la prima creatura è bella. E voilà. Ciao pizza, benvenuta nel mondo Tickets, la nostra prima creatura. Che ne dite voi? E ora ragazzi, la prova del fuoco, cioè la prova finale. No, mi sembra buono. Sì. Forse un minuto in più. Per essere la prima. Per essere la prima, dai. A me piace. Bella croccantina. La pasta. È cotta bene. Non ha fatto un bel cornicione, ma insomma è come dalla pizzeria. Piano piano proveremo con nuove tecniche. Piegata. Thank you.
La levo? Allora ragazzi, abbiamo fatto una seconda pizza numero 2. Questa è, non è bella come visivamente bella tonda, perché nel colpo di polso mi sembra un pochino accorciata, però mi sembra migliore. Guardate qua, sembra migliore. Sì, è bella cotta. Sembra cotta, sì. C'è un po' di ci sono un po' di mosche, però ora l'assaggiamo. La crosta qui sembra bella. Assaggiamo e vi diciamo. E brucia, mamma mia come brucia. Vediamo. È meglio, meglio. Meglio. Probabilmente il forno è andato più in temperatura e viene meglio. Potrebbe cuocere secondo me ancora un pelino. Poi c'è da dire una cosa: quando il forno è nuovo, come quelli di casa, sapete bene che deve andare prima in temperatura tutto l'involucro, la pietra sotto, quindi la prima sapevamo che non poteva essere eccezionale, giusto? Esatto. Questa già è stata migliore. Ora dobbiamo trovare l'alchimia giusta fra i tempi di cottura e il calore. Poi magari dipenderà anche dal tipo di legna, ci stavamo domandando, no? Sicuramente ci sono delle legna che rendono più calore, altre meno. Quindi dovremo trovare una serie di incastri giusti e poi troveremo la nostra pizza dei sogni. E poi anche la farina, ora stiamo usando una farina francese che non sappiamo nemmeno che tipo è, perché non ci si... brucia. Buona la crosta. Poteva cuocere forse un qualche minuto in più nella zona interna. Sì, l'unico appunto che gli farei. Però insomma dai. Però si sta migliorando. Il pranzo è salvo. No, pensavo il pranzo è servito. Anche. Buon appetito. Buon appetito. Ah, che mangiata ragazzi. Una bella soddisfazione il nostro fornetto Vevor. Ci siamo fatti un paio di pizze, ma ora tra poco ne facciamo un'altra per concludere la giornata e poi ci si fanno di quelle dormite. Sì, insomma, si mangia e si dorme oggi. Sì, oggi ve l'ho detto, relax, giornata relax. Quindi niente, il riepilogo è più che positivo. Dobbiamo, come abbiamo detto, prendere la mano con gli ingredienti, con i tempi di cottura, con il tipo di legna, anche con gli tipi di impasto, perché vogliamo provarli tutti, con il kamut, con integrale. Sì, esatto. Ovviamente in base alla reperibilità. Sì, certo. Allora, facciamo un piccolo riepilogo e diciamo che il fornetto è a marchio Vevor, è tutto di acciaio inossidabile per alimenti. Tanta roba. Giusto. È facile da montare e smontare, alla fine bisogna avvitare il camino e le quattro zampe, poi per il resto è pronto. Esatto, è portabile con la maniglia e diciamo ha un'alimentazione trivalente. Mm-hmm. Prima ve l'abbiamo nominate due, ovvero ovviamente la legna, quella che utilizzeremo per lo più noi, e poi pellet, magari chi ha il pellet per la casa. Oppure la carbonella. Esatto, anche la carbonella, quindi insomma si presta a varie soluzioni. Potete metterlo nel vostro giardino, potete portarlo, non so, la domenica, la giornata al mare, la gita fuori porta, o per chi come noi fa viaggi piuttosto lunghi. Eh sì, ora poi lo testeremo, perché oltre che fare la pizza, come abbiamo detto, ci si può cuocere altre un sacco di specialità. Roba. Tipo? Avete visto, c'è la griglia, no? Con la leccarda sotto, tipo pesce, carne, quindi verdure, gli hamburger. Quindi insomma si presta a varie ricettine. Mi fai tornare fame. Ma te sei senza fondo. Si presta andranno testati e con il tempo vi faremo vedere un po' di piatti succulenti. Infatti è stata una bella sorpresa, perché ovviamente a noi ci ha richiamato subito per la pizza, perché ci mancava da tempo. Però, come vi abbiamo detto, è versatile e chi ama sperimentare le varie ricette, insomma, si può sbizzarrire con questo fornetto Vevor. Per esempio, a casa noi spesso facevamo l'orata al forno con le patate. Oh, e quella ci manca in una maniera. Buona. E con questo fornetto potremo cuocerla. Esatto. Allora, se vi interessa il fornetto Vevor,
mettiamo qui sotto il link per acquistarlo. E il link Amazon. Lo trovate nel nostro negozio Amazon praticamente. Esatto. Quindi... può essere anche un ottimo regalo per il Natale. Wow, è vero, può essere un ottimo regalo. Ci sarà poi prima del Natale, ci saranno i compleanni, Black Friday, onomastici, ponti, non lo so, Capodanno, Befana. No, la Befana no, perché se l'è regalata una donna soffendo. Il prezzo è molto accessibile, non vi dico il prezzo esatto perché basta... Infatti non ce lo ricordiamo. Non me lo ricordo, ma poi lo trovate giù nel link, anche perché i prezzi online... Oscillano sempre di quei 5-6 euro in più o in meno in base al periodo. Non so quando vedrete questo video, esatto. Quindi per rimanere più attuali, sì, esatto, andate a vederlo, andate a dare un'occhiata, troverete anche la scheda, diciamo, con le specifiche tecniche. Sì, sì. Sappiate che la pizza si può fare quando è a temperatura, il time giusto e tutto quanto, in un minuto, dice, cuoce una pizza, insomma, quindi se è preriscaldato bene tutto quanto, i tempi sono piuttosto veloci. Ecco, magari il consiglio è di fargli un preriscaldamento iniziale di diverso, anche una mezz'oretta, così almeno siete sicuri che il forno vada in temperatura, lavora soprattutto meglio. La pietra che sorregge la pizza. Eh sì, che è quella poi che gli dà la croccantezza. E a quel punto, se voi preparate tutti gli impasti, sfornate una pizza al minuto. Se siete a tavola con 4-5 persone, in 5 minuti avete 5 pizze pronte. Ma davvero? Cioè, vi pare poco? Una bella idea, anche per un compleanno. Insomma, si presta veramente. E lo spazio è minimo, perché magari molti di voi ci potrebbero dire, ma non abbiamo grandi giardini, non serve un ampio giardino, perché alla fine l'ingombro è piccolo. Sì. Nella scheda troveranno anche le misure che a occhio e croce sono 40 cm per 50, praticamente la misura di una valigia. Sì, esatto, quindi buttate via una vecchia valigia di casa e fate entrare il fornetto Vevor. Così ve lo portate in giro. Quindi ecco, non è necessario avere grandi spazi e grandi giardini. Lui sta veramente in un angolo e fa egregiamente il proprio lavoro. E sta nel gavone del camper. Esatto, per i van lifer, i camperisti, molti ci seguite, molti camperisti. Ma volete mettere i 15 giorni, un mese, le vacanze che passate fuori in Europa? Vi mancherà, no, la pizza? E volete mettere, perché uno dice, ma io vado in pizzeria dove mi trovo e la compro. Intanto non è come quella italiana, no. E di questo ne siamo certi. Magari la troverete da un buon pizzaiolo che si è trasferito dall'Italia. Ma volete mettere la soddisfazione di impastarvela, di farsi tutto da sé, condirla e cuocerla ed estrarla? Perché ragazzi, viene come in pizzeria. Sì, alla fine è troppo facile prendere una cosa già pronta. Come il camper, noi ce lo siamo costruito. Noi siamo per il... È tutta un'altra musica. C'è proprio il godimento, raggiunge l'apice. Do it yourself, fai da te e godremo al massimo. Beh, io direi di chiudere qui il video. Sì, ragazzi, siamo a pancia piena. Oggi è stato un video culinario. Esatto. Grazie di essere stati con noi, come sempre. Siete sempre tanti e siete in aumento, ne siamo felici. Fateci promozione, quello che vi chiediamo. Mettete il famoso like, ovviamente lo diciamo per chi non fosse iscritto al canale. Il mitico pollicione. Perché YouTube ci dice tutto, ci dice che... molte persone ci guardano ma non sono iscritte. Esatto, a noi ci farebbe crescere, ci farebbe crescere, ci aiuterebbe insomma a proporvi sempre nuovi contenuti come questo, ad esempio, come altri, come i nostri viaggi, perché poi noi alla fine vi vogliamo portare in giro. Questi sono contenuti che ci fa piacere passarvi, perché crediamo che potrebbero essere utili a tanti di voi, che ripetiamo, non necessariamente facciano una vita da full timers in viaggio, ma che magari semplicemente vogliano festeggiare un compleanno con gli amici, oppure si godano 15 giorni di ferie, o passarsi una domenica in compagnia. Esatto, questo è veramente un prodotto molto versatile, continuerò a dirlo, a noi ci è piaciuto, è valido, almeno date un'occhiata insomma ai vari link. E niente, un abbraccione, continuate a seguirci. Rimanete sintonizzati e continuate a seguire i prossimi video. Da Marta e Federico è tutto.
Charlie. Charlino, il fornetto. Charlino, ora il fornetto, ci sarà anche il toto nome, magari se qualcuno... Intanto ci volete dare dei nomi. Ci volete tirar fuori un nome per il vevorino, ora non sappiamo come chiamarlo. In Toscana, ragazzi, si ribattezza un po' tutti, e sì, tutto. Sì. E quindi troveremo un nome anche per lui o lei, non lo so. Però è forno, è più maschile. Più maschile, forse. Dai, ci siamo dilungati anche troppo. Un mega bacione, buona giornata e alla prossima. Ciao. Viva la pizza. Ciao. Ora ce ne mangiamo un'altra. Sì.